Ciao, mi chiamo Carletto e oggi vi racconto il viaggio in bicicletta che ha fatto la mia super geanto ciclista in Norvegia per raggiungere Capo Nord. Geanto ha pedalato quasi 600 km e ha suddiviso il viaggio da Tromso a Capo Nord in 8 tappe, realizzando così il suo sogno nel cassetto. Resta con noi, guarda tutto il video e vedrai la bellissima avventura su due ruote della Zianto e gli spettacolari paesaggi della Norvegia. Ecco, ho preso la bandierina della Norvegia perché viaggiare con questo portabandiera vuoto, no, veramente era un brutto vedere. Quindi bandierina della Norvegia, Kugi c'è, Orso c'è, Wolf c'è. Tac. Dunque, cos'è che avevo detto ieri? Che quella di ieri era la tappa più dura, che ormai era fatta, no? Beh, bene, sì, in teoria è una tappa di recupero, ma sono controvento e tu sei in salita in sto paese, è tutto un su e giù, è tutto un su e giù. Ciao bellissime! Guarda che belle che siete, fatevi vedere che siete bellissime. Che belle che siete! Wow! Sì, oggi è brutto, ma caspita, panorami, tanta tanta roba anche oggi, eh! Questa è una rastrelliera dove mettono a vessicare il pesce. Che vento! Laggiù c'è una galleria, non sono mai stata così contenta in vita mia di entrare in una galleria. Galleria di 3,8 km, transitabile anche dalle biciclette. Mi sono accorta adesso però che c'è la ciclabile qua, quindi devo imboccare la ciclabile. Ecco. Bene. Tac. Ecco, questa è una galleria di circa 3,8 km, bellissima, ampia, luminosa, non ho neanche acceso il faretto davanti, tanto sono in ciclabile, e molto molto bene, molto bene. Eccoci. E sarò stata
mezz'oretta, 20 minuti, mezz'ora dentro, bella lunga anche questa qua. Bene, così domani c'è il North Cape Tunnel, mi sono un po' ambientata, ecco. Bene, bene, bene. Crickets, see the moon side by side and through, no limit to what we can do. Allora, tutte le insenature verso sinistra, tutte hanno una fortissima bora al limite da riuscire a tenere sulla bici, tutte quelle verso sinistra. Poi non appena sei a metà dell'insenatura comincia a mollare. Delfini, vediamo se tornano fuori. Sono entrata nel comune di North Cape. Woohoo! Ecco, quello laggiù è il paesino dove ho il pernotto. Paesino, due casettine, e una delle due è appunto alberghetto, ecco. Ecco, tappa di oggi praticamente è terminata, e breve, 43-44 km, quello è il paesino dove dormo, e tanto vento contro, tanti cartelli che avvisano appunto di queste zone di bora fino a 80 km orari. Effettivamente la senti, soprattutto quando la baia chiude verso sinistra e tira forte, a stento si tiene sulla bici. Paesaggi però meravigliosi, forse la tappa più bella al momento, veramente molto molto bella. Guarda che mare. Visto anche i delfini prima, proprio grazioso questo villaggetto di pescatori dove pernotto, proprio carino. Qua, questo è il mio alloggio, questo bellissimo villaggio di pescatori. Eccoci qua, piccolino ma proprio carino. Caught behind the Venetian blinds, out of reach for the city lights. This ain't where I belong. Hey, look at me, mono.
ecco, esco dal paesino di Repvag e procedo con la penultima tappa. Tac. Laggiù era il mio alloggio di stanotte. È un bel porticciolo, un paesino proprio di pescatori, un paesino rimasto proprio dell'epoca, anche gli arredi interni. Tutte queste sbarre che ci sono lungo questa statale, ok, servono praticamente per isolare d'inverno le strade non agibili. Praticamente questi vengono, tra virgolette, murati vivi in 4-5 metri di neve, ok, perché le statali vengono bloccate da quelle sbarre e quindi si trovano in diversi punti, diciamo che vanno magari da paese a paese e suddividono appunto le varie località, e quando vengono abbassate non transita più nessuno per settimane, mesi. Allora, quello laggiù con quella specie di antennina dritta, piccolino, è l'alloggio dove ho dormito stanotte, quindi ho già fatto un bel pezzettino, Quando ero a cena nell'alloggio di questi coniugi che mi hanno ospitato, e ho chiesto: ma d'inverno come vi spostate? Visto che passano appunto queste sbarre nelle statali, e poi chi è dentro è dentro, chi è fuori è fuori. Con gli aerei, mi hanno spiegato, perché appunto poi è tutto bloccato. Tant'è che in questo viaggio di circa 600 km o forse qualcosina in più, devo ancora tirare le somme, io tocco ben 3 aeroporti: Tromso, Alta, Honningsgrav, e volendo c'era un quarto aeroporto a una 60 di chilometri da Skaidi. Quindi 4 aeroporti nel nulla più totale nell'arco di circa 600 km. Quando non piove, quando non c'è vento, tanta roba paesaggistica. Mamma mia, che bella! Bella questa Norvegia. Hello. Nice to meet you. How are you? Where are you from? I am from Switzerland. Oh, wow, from Italy. Where from Italy? Udine, near Austria and Slovenia. Yeah. Well, in the corner. You can eat very good there. Yeah. Hello. Where are you from? Hi. Are you from Norway actually? I'm from Italy. I'm from Italy. And where are you from? Germany. Germany? Yes. Oh, you start in Germany the trip? No, I'm going to Germany, but I started at the Northern Cape. I guess that's where you're good. Going, huh? Exciting. Yeah. Well, have a safe trip. Has it been good so far? Good life. Yes, you too. Thank you. Ciao. So
from? Original. Original. And then the start of your trip. I come from Switzerland. And where do you start? 7 weeks ago. 7 weeks? Yeah. Oh. Yeah. Yeah. From Switzerland? Yes. Very, very good. Yes, tomorrow the weather should be better, right? Oh. I hope. Sono talmente cotta da 30 km contro vento che non credevo che l'avrei mai detto, ma non vedo l'ora di imboccare sto benedetto tunnel. Ma Dianto, ma non avevi paura ad entrare tutta sola, soletta e con la lunga galleria? Dopo 40 minuti hai rivisto la luce del sole. Mamma mia, Dianto, che avventura! Scommetto che non avevi raccontato alla zia Lisa di questo tunnel sotterraneo che dovevi percorrere. Non fare la furba, zia! Niente, adesso praticamente si scende 216 metri sotto il livello del mare e poi si risale. Woohoo! Allora, discesa 2 km, ecco, discesa finita, adesso sono 4 km circa per tornare su e fuori. Eccola, uscita, è tosta, che sono 4 km di salita, non so, saranno 12%. Fatta. 39 minuti. Allora, io ho appena fatto il Nord Cape Tunnel. Innanzitutto non sono uscita così fresca, ma ho mangiato una berretta, ho bevuto. Allora, è essenziale veramente la mascherina antismog, perché dentro veramente ho provato a abbassarla per bere un sorso d'acqua, mamma mia, è come stare dentro un tubo di scappamento. Quindi veramente essenziale la mascherina antismog. E dopodiché gli ultimi 4 km hanno una pendenza molto impegnativa, sarà un 12% di salita, quindi insomma, dai, fattibile, però bisogna un attimino farlo con calma, diciamo così, senza farsi prendere al panico di essere 212 metri sotto il livello del mare. If I'd make a scene, wouldn't that make you mine again? You're all I'll ever need. Didn't I make you laugh? Didn't I make you smile? Didn't I make you feel like... Questa è un'altra galleria di 4 km e 4, bella larga, c'è spazio a sufficienza per stare fuori dalla carreggiata. Bello largo anche questo qua, potrei anche pedalare qui senza problemi. Tappa di oggi terminata, penultima tappa,
Bello, bello, sempre tanto vento, ma lungo quel fiordo è una cosa spettacolare. Ecco, ultima tappa da Honisgrav. Ho lasciato le borse all'alloggio, quindi adesso la bici è veramente molto leggera. Ho lasciato la borsa di sinistra, la borsa davanti, che aveva tutta la meccanica. E bene, dai, si parte. Ultima tappa dell'avventura. Super! Una bella uscita da Honisgrav. Oggi c'è il sole e addirittura 18 gradi, 15-18 gradi. Wow! Beh, direi che per l'ultima tappa non poteva esserci giornata più splendida di questa. Mamma mia, che bella! Che bella questa Norvegia! Giornata splendida, 34 km per arrivare su a North Cape, sole, una bellissima temperatura. Quanta vita che ho vissuto senza che me ne accorgessi, quanti giorni sono stati quasi eterni. Che bello! Un mega camping veramente molto frequentato, circa a 8 km da Honisgrav. Le famose sbarre che poi chiudono d'inverno. Mamma mia, che spettacolo anche laggiù, pazzesco. Opa, che bello. È una bella salitina anche oggi per arrivarci. Una bella salitina. Ecco, una delle cose incredibili di questo viaggio che non avrei mai detto, perché noi ciclisti non amiamo molto i passaggi dei motociclisti e dei camper, che qui, al di là che sono rispettosissimi nel sorpassarti, diventa quasi un piacere, perché nel nulla più totale è il camper che passa, saluta, ti incita, e idem le moto, ci si saluta a vicenda. È molto molto bello. Molto bello. Guarda qua. Opa. Quello laggiù, dritto dritto così, si intravede la palla, pazzesco, guarda che panorami. Uno pensa che il viaggio sia già finito, di aver visto tanta tanta roba in Norvegia, ma guarda qua che panorami.
I've been seeking for the glory. Say, say, say my name. And I've been trying to write my own story in this search for fame. I'm sitting here in this empty room. Walls keep tumbling down, down. 'Cause I ain't got nobody. I always feel so lonely when the day is through. I'm in the spotlight, 9 on to midnight. I want somebody to hold my hand. Allora, non sono mai stata contenta in vita mia di fare una così lunga salita, perché secondo me dietro quella curva mi apparirà qualcosa di molto 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 bello. Una bella salita anche oggi, eh? Io credo che, terminati questi ultimissimi metri di salita, dovrebbe aprirsi davanti a me la vista di Capo Nord. Eccolo là, sopra quella macchina bianca, cosa è apparso? È lui. Iniziamo a tirare fuori le cose che servono, va? Perché qua mancano 4 km a Capo Nord. Vai Dianto, aggancia bene le pedaline, alzati tu sui pedali, spalanca le braccia al cielo e il Capo Nord è tutto per te. Ale! Ed è lui! Il tetto dell'Europa! Sì! 12.02! È la bandiera del Friuli Venezia Giulia, sventola su Capo Nord. Fantastico! North Cape! Non so se ho ancora proprio preso consapevolezza della cosa. Sono a Capo Nord. Fantastico. Senza parole. Hey, I try my best to talk to you. Tell you about the things I like to do. You know your smile is lighting up the room. Up the room. Do you always look this beautiful? Can I kiss you when the night is through? Because right now it's all I wanna do. Wanna do. Lipstick left a mark on my cheek, so I keep thinking of you. Whoa. You wanna do it again? You wanna do it again sometime? Whoa. Can I see you again? Can I see you again sometime? If you'll be standing by your door, I'll pick you up at 8. I said, whoa, you wanna do it again? You wanna do it again sometime? I wanna hear your voice over the phone. Can I call you when I get back home? So we can talk about you and I. Can you tell me what you wanna do? I'll do anything you ask me to. As long as I can spend the day with you. Day with you. Lipstick left a mark on my cheek, so I keep thinking of you. Mamma mia, che bello!
che bello! Ecco le ultime pedalate e che dire, molto contenta di questo viaggio. È una bellissima emozione, veramente sono stracontenta. Allora, doveroso qualche grazie. Allora, sicuramente a Luca che mi ha fatto il posizionamento in sella da Bandiziol. La bici Luca è impeccabile, veramente un sarto che ti mette a misura un abito di alta classe. Grazie veramente, non ho avuto un punto dolente, un punto che mi desse fastidio. La bici è proprio su misura per me, veramente ottimo lavoro. Allora, questo è stato il primo viaggio che ho fatto con questa bici che ho preso da Decathlon a novembre del 2021. È una Triban RC 520 e direi veramente impeccabile. Rapporto qualità-prezzo è veramente molto molto bene. Sono stracontenta. È una bici che ha fatto Capo Nord, quindi direi che parla da sola. E prima di partire ho fatto mettere l'eyeliner della Vittoria, il salsicciotto verde per intenderci, nei pneumatici nuovi per evitare il più possibile di incappare in forature. Non ho avuto alcun tipo di problema, quindi sicuramente più che consigliabile. Un grazie anche a tutti i gregari che dal 2009 ad oggi hanno condiviso con me tanti viaggi, tante pedalate, tante gite. Abbiamo imparato di viaggio in viaggio a migliorarci, abbiamo sempre aumentato, diciamo, la prestazione e siamo cresciuti di viaggio in viaggio, e oggi se sono qui lo devo anche a tutto il gruppo di amici che ho avuto al mio fianco. Fatta, ultimi video spettacolari, non occorre aggiungere altro. Ti è piaciuto il video? Metti un like a Zianto e iscriviti al canale. È Carletto che te lo chiede. Buona vita e buon ciclismo a tutti. Ciao!